Ciao a tutti e benvenuti in Tessiland News, la lana più pregiata di sempre è in esclusiva a Tessiland e si chiama Justin Baby, un gomitolo dalla morbidezza assoluta, possiamo dire a prova di neonato, e dalle mille caratteristiche che ne garantiscono uno standard qualitativo davvero fuori dall'usuale. Vediamole tutte! Eccolo qui, in tutta la sua bellezza, il nostro Justin Baby. Ricordiamo anzitutto che si tratta di una lana 100% Merinos Made in Italy, concentrata in un gomitolo il cui peso è di 50 grammi ed è un peso garantito. Infatti, nonostante si tratti di una fibra viva che quindi potrebbe comportare delle oscillazioni nel peso, Tessiland garantisce una percentuale in più rispetto alla norma nella gomitolatura e quindi non scende mai al di sotto delle soglie di tolleranza. La lunghezza invece è di circa 145 metri ed è consigliabile l'utilizzo di uncinetto 3 oppure di ferri 3-3,5. Come potete notare è costituito da una particolare torsione, vedete, definita corallina. In gergo questa torsione prende il nome di perlata e riporta alla classica torsione del cotone, rendendo quindi il filato adattabile in maniera del tutto perfetta alla lavorazione all'uncinetto, ma comunque resta indicato anche per i lavori ai ferri da maglia. Ed è proprio questa torsione che lo rende irrestringibile. Si tratta poi di una lana extra fine e questo perché è costituita da fibre di lana sottilissime, infatti ricordiamo che si attestano sui 18-19 micron, cosa significa che i micron si rifanno ai millesimi di millimetro, quindi si tratta di fibre davvero sottilissime che non irritano e quindi garantiscono la morbidezza sulla pelle, anzi hanno addirittura la capacità di piegarsi al contatto con la pelle, quindi senza irritarla. Inoltre, per quanto riguarda le certificazioni, non una ma ben due, infatti è certificata mulesing free e quindi c'è stata un'attenta cura nella tosatura degli animali, ma è anche certificata Ecotex e quindi viene garantita l'assenza di sostanze nocive. Poi la particolarità sta proprio nell'essere riconosciuta superwash. Infatti è possibile un lavaggio anche in lavatrice con cicli delicati ovviamente che non superino i 30 gradi. Inizialmente però è sempre consigliabile fare i primissimi lavaggi a mano in modo tale da assestare e mantenere intatta la creazione appena realizzata. Non è possibile candeggiarlo, tantomeno utilizzare il tetracloretilene, mentre è possibile utilizzare altri solventi. Per quanto riguarda l'asciugatura, in questo caso consigliamo di riporlo su di un piano e di stirarlo ad una temperatura che non superi i 110 gradi. Infine ricordiamo che ci sono tante altre caratteristiche, tra cui le più importanti sono la sua azione antibatterica e traspirante e quindi garantisce anche la possibilità di rimanere neutro agli odori e una minore sudorazione sulla pelle, proprio perché l'umidità viene assorbita direttamente nelle fibre, quindi è anche termoregolante e quindi queste fibre di lana garantiranno di essere fresche durante l'estate e calde in inverno, offrendo quindi una protezione UV e quindi sarà ideale davvero per tutto l'anno. Questa è la sua variante fucsia. Andiamo adesso a vedere tutte le altre colorazioni. Ecco il blu scuro, avio, giallo e bordeaux. Ecco le quattro splendide tonalità del blush, salmone, pulcino e verde acqua. Passiamo adesso ad un tono acceso del bluette, per poi passare all'azzurro, celeste e perla. Ecco invece dei colori super ricercati, quali il lilla, color vino, tortora e rosa baby. Passiamo adesso ad un bel moro, seguito poi dal panna, antracite e crema. Ecco i quattro classici, nero, bianco, beige e rosso.
Con questo tipo di lana davvero molto pregiata possiamo finalmente dare largo spazio alle creazioni per bimbi. Non a caso infatti la Fatta Tutto Fare utilizza due colori uniti tra di loro del Justin Baby con cui realizzare un cardigan dai 0 ai 3 mesi unisex proprio per neonati. Ovviamente, data la vasta scelta di colori, potrete abbinare quelli che più vi piacciono. Ma ancora è possibile anche realizzare non soltanto tutti i capi di abbigliamento, sia per adulti che per bambini, ma anche accessori. Non a caso lei infatti realizza la fascia vanity, una fascia turbante che quindi non soltanto svolgerà la sua funzione principale, quella di tenere al caldo e di essere molto morbida e delicata a contatto con la pelle, ma inoltre anche un accessorio super glamour. Quindi non vi resta che provarlo, testarlo con mano, e io nel frattempo vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube, di attivare la campanella e noi ci vediamo al prossimo articolo. Ciao!